primo di una serie di video dedicata a coppie degli alfieri e tipi di centro. Perché questo titolo? Allora, quando si parla di coppia degli alfieri, la maggior parte degli scacchisti ha una fiducia cieca ed incontrollata nella forza della coppia degli alfieri, forse perché tutti quanti ritengono di essere in grado di fare uno di quei splendidi tatticismi di cui si parla sui libri, tipo, non so, il doppio sacrificio di Lasker, il sacrificio in H7 e così via, ma in realtà la coppia degli alfieri è più un fattore strategico che un fattore tattico. Cosa significa fattore strategico? Significa che il suo valore cambia in base alla struttura pedonale. Se noi consideriamo che i pedoni sono l'anima degli scacchi, come si suol dire, sicuramente la coppia degli alfieri non sfuggono a questa regola. Quindi il valore cambia a seconda della struttura pedonale, del tipo di centro. Se facciamo una classificazione molto semplice, cioè centro aperto, semiaperto e chiuso, noi vediamo che la forza della coppia di alfieri decresce man mano che passiamo dal centro aperto, in cui diciamo è la struttura ideale, per esempio quella che abbiamo in questo diagramma. Per centro aperto si intende, ecco, qualche piccola definizione, la terminologia è anche importante, per centro aperto si intende una posizione in cui ci sono due colonne aperte centrali, ad esempio la colonna E e la colonna D, come in questo caso, oppure per esempio potremmo avere la colonna D e la colonna C e così via. Per centro semiaperto invece si intende una sola colonna aperta, ad esempio o solo la colonna D o solo la colonna E. Ovviamente in questo tipo di centro la forza della coppia degli alfieri già è diminuita quasi a pareggiare quella del cavallo, perché ovviamente se un giocatore ha due alfieri l'avversario avrà o alfiere cavallo, che è il caso diciamo che studieremo in particolare in questi video, o la coppia dei cavalli. A questa sera dedicata all'appendice, cioè l'ultimo video diciamo di questa serie. Da notare che voi sentirete sempre parlare di coppia degli alfieri, degli scacchisti, ma raramente sentirete uno dire avevo la coppia dei cavalli. Quindi già questo fa capire i pregiudizi che si hanno sui cavalli rispetto agli alfieri. Dicevo, la valutazione quindi cambia e pertanto dobbiamo fare da questo punto di vista almeno tre video, cioè centro aperto, semiaperto e chiuso, ma in realtà il valore cambia anche se siamo in medio gioco o in finale e quindi dobbiamo fare almeno sei video, quindi come vedete il lavoro si è improvvisamente complicato, ma solo se vogliamo essere molto sistematici possiamo comprendere qual è la tecnica fondamentale da adottare quando si ha la coppia degli alfieri, e cioè la cosiddetta tecnica dei cambi, che può essere parziale o totale. Tecnica dei cambi significa essenzialmente questo, che il possessore della coppia degli alfieri, al momento giusto, al momento opportuno, può cambiare un proprio alfiere con un pezzo avversario, con un cavallo avversario o con un alfiere avversario, più facilmente rispetto al possessore della coppia di cavalli. È proprio questa tecnica dei cambi che è quello che determina diciamo la forza di questo elemento posizionale della coppia degli alfieri. Bene, penso di aver concluso quindi con questa breve introduzione, quindi iniziamo appunto con il centro aperto, che è quello che abbiamo in questo diagramma. E qui diciamo gli alfieri, questa rappresenta la condizione ideale per la coppia degli alfieri, quindi il centro aperto in finale in realtà è la condizione migliore in assoluto, ma noi adesso in questo video vedremo prima centro aperto in medio gioco, perché anche in medio gioco la coppia degli alfieri, quando c'è il centro aperto, può sviluppare qualsiasi tipo di attacco o in generale qualsiasi tipo di iniziativa. Ma ricordo, insomma, il punto fondamentale è diciamo su cui tenderò ad attirare la vostra attenzione è la tecnica dei cambi.
ne riparleremo. Incominciamo con la prima partita. In questo video vedremo tre partite: una di Stenitz, il primo campione del mondo, una di Karpov, famoso campione del mondo degli anni 70-80, e una di Magnus Carlsen del 2011. Quindi una breve cavalcata. Bisogna partire per forza con Stenitz, perché innanzitutto era un grande ammiratore della Coppa di Alfieri e poi perché introdusse per primo nella pratica il cosiddetto metodo della restrizione. È una tecnica abbastanza semplice, cioè praticamente usando i pedoni chi ha i due alfieri limita le case centrali, le case importanti, le case di valore dell'avversario, quindi togliendo spazio ai suoi pezzi, in particolare togliendo spazio al cavallo, perché, ripeto, in questi primi video vedremo essenzialmente i due alfieri lottare contro alfiere e cavallo. Bene, partiamo da questa posizione, tocca a, in realtà, Stenitz, ecco qui, C5, attacca il cavallo, torna indietro, B6. Bene, in pratica Stenitz ha già tolto la casa D4 al cavallo. Immediatamente, ovviamente, il bianco cerca di sfruttare l'altra casa importante, N5, attacca la donna, quindi si sposta. Donna F3 attacca la torre in A8, quindi la salva, sposta la torre F6. Ecco qui la seconda mossa di restrizione, con cui praticamente il nero ha tagliato l'erba davanti al cavallo, cioè gli ha proibito la casa D4, la casa E5, quindi il cavallo non può più pascolare in quelle case centrali. Questo è il metodo della restrizione. Quindi ecco perché, diciamo, ha oltre un valore storico questa partita, diciamo, sta su tutti i libri, perché chiaramente rappresenta un esempio, uno dei primissimi esempi. Questa partita è del 1873, quindi vedete come i vecchi maestri sapevano come trattare la coppia degli alfieri contro alfiere e cavallo. E qui il bianco cerca un simpatico controgioco con F5, sembra una mossa buona, ma poi si rivelerà quel pedone più una debolezza che altro. Vediamo qualche mossa: figlio D7, donna G3. Notate la tecnica di Stenitz. A questo punto poteva per esempio guadagnare un pedone con torre per D1, torre D1, donna per A2, ma non l'ha voluto fare. Perché? Perché dopo H4, G4, torre D7, la torre in settima avrebbe offerto un certo controgioco al bianco. Invece Stenitz non vuole lasciare controgioco, quindi si è limitato. Ha giocato la migliore, cioè torre D5 da un punto di vista pratico. Attacca il pedone F5, è un'ottima mossa, e quindi ha cambiato. Adesso sono due i pedoni in presa del bianco. Torre D1, donna per F5. Ok, quindi il nero ha mantenuto la coppia degli alfieri, ha guadagnato un pedone, insomma è ovvio che sta meglio e vinse. Io credo che ci possiamo fermare qui, perché, ripeto, è una partita troppo famosa, sicuramente l'avrete vista tutti. Quindi passiamo alla seconda partita, ma anche questa è molto famosa, perché questa è la famosa Karpov-Tony Miles del 1980. Perché è famosa? Perché Karpov, campione del mondo, dopo E4, vide il suo avversario, molto estroso, giocare A6, la difesa St. George. Voi immaginate la faccia di Karpov. Però il problema è che Karpov perse questa partita, quindi immaginatevi anche la faccia alla fine. Ma perché perse? Ecco, andiamo a vedere un attimo, 18ª mossa. Praticamente abbiamo centro aperto e il nero alla coppia degli alfieri, però ci sono vantaggi e svantaggi, cioè la posizione adesso è equilibrata ancora, perché c'è il pedone in D7 che è arretrato per il nero, insomma l'arrocco del nero indebolito, non ha difensori, ci sono vantaggi e svantaggi, quindi diamola per pari e vediamo che cosa succede. Il bianco per esempio qui adesso aveva già un interessante sacrificio, alfiere per H7 scacco, anche se dopo scacco re G6 la questione è molto molto complicata. Quindi ha preferito Karpov giocare in maniera
il posizionale, ha giocato cavallo g5 minacciando alfile per h7 scacco, h6, l'ha cacciato il cavallo, e ecco, ora attenzione, ora il bianco ha la possibilità di togliere la coppia degli alfieri al nero. Come? E beh, semplicemente con alfile per b7. Ma Karpov non l'ha fatto. Perché? Qua poteva ulteriormente cambiare le donne, eccetera. Non l'ha fatto. Perché non l'ha fatto? È chiaro che voleva vincere il bianco, però in realtà oggettivamente il fatto di togliere la coppia degli alfieri al nero in medio gioco sarebbe stata un'ottima idea. Ecco, invece ha fatto alfile per h7 scacco, che insomma, voglio dire, a prima vista sembra più aggressiva. Re h8, alfile b1, ha conservato il forte alfiere campo chiaro, per vuole andare a dare matto in h7 al nero, ma non è semplice. Alfiere e7, mi attacca il cavallo e il bianco diciamo ulteriormente sottovaluta la forza della coppia degli alfieri. Ora avrebbe dovuto giocare donna d3 minacciando matto, g6, cavallo e4. Invece che cosa ha fatto? Ha giocato subito cavallo e4, torre c8, propone il cambio delle torri. Il bianco avrebbe dovuto cambiare un paio di torri con torre c8, torre c8, donna d3, per esempio alfile 4, donna per 4, g6. Il nero sta leggermente meglio, però la partita è ancora tutta da giocare. Invece ha giocato donna d3 pensando ancora di stare in vantaggio, non ha considerato che dopo torre, il cambio di torre, donna per b2. Questa mossa è stata uno shock per Karpov. Qual è il punto? Evidentemente Karpov aveva analizzato solamente torre c7, minaccia il pedone, minaccia matto, ovviamente deve salvare la torre, no? Perché è in presa, quindi ecco perché torre c7 è una mossa in realtà non solo che difende la torre, ma una mossa anche d'attacco. G6, il nero deve parare il matto sulla grande diagonale. Il problema è che non può catturare in d7, perché ecco il punto, la tecnica dei cambi. Il vantaggio della coppia di alfieri è che a un certo punto uno può cambiare rapidamente il proprio pezzo. Alfiere per e4, donna per e4, scacco matto. Ecco il punto. Quindi Karpov si è reso conto che non poteva andare a caccia di quel pedone con la torre, e quindi ha dovuto giocare semplicemente torre 1, salvare la torre. Donna per e5, qui la situazione è, adesso sono due pedoni di meno, allora almeno uno l'ha recuperato certamente, però il punto è che in pratica il nero è rimasto con un pedone in più il nero è rimasto con un pedone in più e la coppia degli alfieri in medio gioco. È ovvio che la situazione del bianco è improvvisamente catastrofica, e infatti ha perso. Vediamo qualche altra mossa, vediamo, giusto per vedere, cavallo c3, ecco, giusto per, faccio osservare solo questo punto, cavallo e2, il cavallo vuole andare in f4, guardate Miles cosa gioca, g5, il metodo della restrizione, il metodo che abbiamo appena imparato da Steinitz, però è passato giusto un secolo, erano passati 93 anni prima della partita di Steinitz, quindi l'insegnamento dei maestri del passato, che ovviamente è stato ripetuto in centinaia di altre partite, insomma è chiaro, diciamo lascia il suo segno. Vabbè, andata a finire malissimo per Karpov, che poi ha perso, vabbè, ha perso un secondo pedone, insomma niente, la situazione è precipitata e ha perso, ma a noi interessava il fatto che, vedete, sottovalutare la forza della coppia di alfieri è sempre molto pericoloso, anche se siamo ancora in medio gioco. In finale, ripeto, sono ancora più forti la coppia di alfieri quando c'è il centro aperto. Siamo passati a Carlsen Nisipuanu 2011.
quindi il campione del mondo, ecco qui, vediamo dalla prima mossa perché l'apertura è interessante. In pratica, dopo solo 8 mosse, abbiamo cambiato le donne e il bianco è rimasto, cioè, però vedrete che anche senza le donne la forza della coppia degli alfieri sarà molto forte, sarà molto importante. Da precisare anche che Carlsen aveva giocato anche in precedenza questa variante di apertura, quindi Nisi Peano non dovrebbe essere sorpreso, però ha avuto delle difficoltà da subito. Ecco, vediamo come alfiere D7, cavallo B3 minaccia l'alfiere Camposcuro, minaccia di guadagnare la coppia degli alfieri. Notate, siamo in centro aperto perché mancano i due pedoni, ci sono due colonne aperte, quindi centro aperto quando ci sono due colonne aperte, centro semiaperto quando c'è una colonna aperta, centro chiuso quando non ci sono colonne aperte. Ovviamente per centro chiuso non intendo il centro fisso, il centro bloccato, cioè i vari sottotipi di centro, quindi farò una classificazione più semplice, diciamo, ecco, semplicemente basandosi sul numero di pedoni che stanno sulle colonne centrali. Ora, a questo punto, Nisi Peano in realtà già ha un momento critico, solo che non se ne rende conto. A questo punto avrebbe dovuto fare o qualcosa come alfiere B6 o alfiere A7, cioè conservare l'alfiere su quella diagonale. Non lo fa, diciamo, abbastanza istintivamente alfiere D6. A prima vista sembra una mossa buona, conserva l'alfiere centralizzato. In realtà, dopo cavallo A5, catastrofe. Perché minaccia non solo il pedone B7, ma minaccia proprio la casa B7, cioè minaccia di entrare in B7 e guadagnare la coppia di alfieri. Oppure anche minaccia cavallo C4 e guadagnare la coppia di alfieri. Nisi Peano a questo punto in partita pensò un sacco, molto tempo, ma non riuscì a trovare la soluzione. Perché? Può difendere il pedone, la principale alternativa è B5, diciamo così, però dopo alfiere D2 prepara cavallo B7 ed è molto spiacevole questa situazione. Ecco. Allora cosa ha fatto? Ha giocato torre A7, ha difeso il pedone B7, ma ha difeso soprattutto la casa B7. Cavallo C4 minaccia di guadagnare la coppia degli alfieri. Non può difendersi con alfiere C7 perché dopo B3 quell'alfiere, seguita poi da alfiere A3 scacco, insomma è evidente che il nero sarà costretto a cedere per forza la coppia di alfieri, ma in situazione ancora più spiacevole. Questa sembra veramente orribile. Quindi, allora, dopo cavallo C4 ha fatto alfiere B5, ha pensato, vabbè, lo inchiodo il cavallo B3, semplicemente, per completare lo sviluppo. È un'ottima mossa di Magnus Carlsen, che ha sempre un pensiero semplice, facile. Torre D8, ovviamente, sviluppa la torre, alfiere B2. Il nero è costretto a cedere la coppia di alfieri. Infatti, nel dopopartita, lui dice, ero convinto che prima o poi avrei guadagnato la coppia di alfieri. Per esempio, se adesso il nero gioca, non so, cavallo C6, torre D1. Ovviamente mette sotto pressione l'alfiere, deve rientrare in gioco con la torre nera, e adesso c'ha questi cambi. E osservate cosa dice, ecco, dopo re per D6, Carlsen dice: dopo questa mossa non avrei catturato l'alfiere in B5, ma avrei giocato alfiere D1 per conservare la coppia degli alfieri. Un commento molto istruttivo. In partita il nero quindi ha capito che prima o poi l'avrebbe dovuta cedere la coppia di alfieri, quindi l'ha ceduta subito, alfiere per C4, alfiere per C4. Benissimo. In realtà siamo ancora in medio gioco perché ci sono molti pezzi, cioè l'assenza delle donne non cambia nulla, la forza della coppia di alfieri continua a sentirsi. Ora vedremo come. Cavallo C6, ovviamente. Torre D1, mosse naturali di sviluppo. Torre A8 rientra in gioco con la torre. H3.
a prima vista uno può pensare, vabbè, ma la posizione è pari. No, la situazione per il nero è peggiore di quel che sempre. Per due motivi. Innanzitutto non ha controgioco, cioè non sa dove attaccare, non sa cosa fare. E poi il secondo punto è che il bianco ha la coppia degli alfieri. Questo è un vantaggio. E soprattutto in una partita a tavolino è difficile difendersi. Infatti Nisipuranu entra in crisi abbastanza rapidamente. Ora, il piano del bianco è semplicemente quello di avanzare i pedoni del lato di re per guadagnare spazio e cercando di creare qualche debolezza nella struttura pedonale del nero. Forse Nisipuranu è un po' deluso anche dall'andamento della partita, che vi devo dire, perché non riesce a opporre una strenua resistenza come spesso fa. Ha giocato G6, vabbè, G6 perché vuole togliere il pedone G7 che dà la pressione dell'alfiere caposcuro per poter giocare cavallo D5. Questa è l'idea. Alternativa migliore forse era H5 per, diciamo, impedire al bianco di guadagnare spazio sul lato di re con G4. Ripeto, Nisipuranu si è un po' così, si è un po' depresso. G6, G4, ecco, il bianco guadagna spazio, minaccia G5. Allora, ovviamente se fa H5 il nero, G5 è ovvio che il bianco ha guadagnato spazio, ha indebolito le case scure, quindi Nisipuranu ha giustamente giocato H6, alfiere F1, probabilmente vuole mettersi sulla grande diagonale chiara, vuole attivare il suo alfiere, torre C8, beh, giustamente le due torri sono, controllano le due colonne aperte, torre C1, anche il bianco le contrasta, cavallo D5, come dicevo, questa è l'idea del nero, H4, il bianco vuole giocare G5, appunto. Qui il nero ha giocato re 8 per fare alfiere 7, per diciamo, controllare la casa G5, ma forse era il caso di giocare un po' più attivamente, fare cavallo B4, sperare in un qualche controgioco. Nisipuranu si è un po', diciamo così, demoralizzato perché sta giocando in difesa, non ha un piano, non sa che diavolo fare. Questa è la forza anche della coppia degli alfieri. G5. Qui Nisipuranu proprio sbaglia perché praticamente doveva tenere chiuso il lato di re, invece cambia in G5 e però adesso si apre una colonna H. A prima vista il nero non è molto preoccupato da questa colonna, invece vedrete come si trasformerà subito in un obiettivo per Carlsen. Alfiere 7, come dicevo prima, per mettere sotto pressione il pedone G5. Re G2 per fare torre H1 e andare a sfruttare quella colonna aperta. Il pensiero di Magnus Carlsen è sempre molto facile, molto chiaro, cioè sfrutta sempre le conseguenze, il drawback delle mosse dell'avversario. Cavallo B6, vuole cambiare un paio di torri. Alfiere D3 per non solo per giocare alfiere 4 come ho indicato nelle frecce, ma anche, vedrete, per liberare la prima traversa. Ora capirete meglio. Cavallo B4, il cavallo cerca controgioco, attacca il pedone, attacca l'alfiere, l'alfiere si sposta minacciando il pedone in B7, ma il nero è contento, cambiamo i pedoni, cavallo per A2, adesso ci aspetteremmo alfiere per B7, invece no. Invece Carlsen fa una bella mossa, guardate. Prima cambia un paio di torri, e lo deve fare perché deve spostare la torre in C1, e dove la sposta? In H1. Ecco il punto. Ora, da un punto di vista formale, il nero ha un pedone in più, però in realtà ha una posizione assolutamente disperata. Sembra incredibile, ma è così, perché la coppia degli alfieri più la torre che adesso entrerà in settima creerà una serie di minacce da matto. Quindi la coppia degli alfieri in
anche in medio gioco, inizio e finale. Adesso questo, diciamo, un po' di, la classificazione di questa posizione è un po' difficile, ma vedrete che in realtà possiamo parlare tranquillamente di medio gioco, perché ci sono attività di attacco tipiche del medio gioco. La coppia di alfieri domina la scacchiera e la torre sta per avvicinarsi al re nero. Cavallo di 5. Il nero almeno difende il pedone in b7, pensando che sia ancora quello l'obiettivo. Cavallo e5, no, l'obiettivo non è il pedone, il semplice recupero del pedone, perché il pedone lo può recuperare tranquillamente, infatti anche adesso. Cavallo e5, minaccia il pedone, f5, il nero salva il pedone, ed ecco la famosa tecnica dei cambi. Questo è il bello della coppia degli alfieri, che al momento giusto, al momento opportuno, il possessore della coppia di alfieri può cambiare il proprio pezzo più facilmente rispetto ai cavalli. Il bianco adesso ha giocato alfiere per d5 e Nisipeanu ha abbandonato. Perché ha abbandonato? Ebbene, ha abbandonato in vista di questo seguito, praticamente forzato. Deve catturare, scacco, deve coprire, deve scappare forzatamente in c7, torre h7, minaccia l'alfiere, lo deve difendere. Alfiere d4, e vedete come improvvisamente ci rendiamo conto che il bianco ha costruito una vera e propria rete di matto sul re nero. È inevitabile perdere grosse quantità di materiale. Nisipeanu ha giustamente abbandonato. Quindi la coppia degli alfieri col centro aperto in medio gioco rappresenta una notevole forza. Nel prossimo video vedremo coppie degli alfieri centro aperto in finale, in maniera tale da essere molto sistematici nel nostro studio.